Just another compact show. Luigi Balducci, Vince Mauro Giovanni in un duo meraviglioso, un duo che ha un nome questo duo. Sì, Pierluigi l'ha battezzato in uno slancio di creatività Balducci e Mauro Giovanni duo. Ah però, di creatività. Adoro il vostro look. Solidarietà. Solidarietà fra noi. E poi che adoro il vostro sound. Avete sempre scelto nelle varie cose che ho sentito di questo duo stupendo, piuttosto originale, non è così frequente un duo di bassi, correggetemi se sbaglio. No, non è frequente, anzi i due bassi avrebbero potuto entrare in conflitto a livello di frequenze, ma siccome ovviamente noi veniamo da esperienze e percorsi del tutto diversi, cioè legati al jazz, nel genere nel quale il basso elettrico ha ormai occupa tutti gli spazi del fare musica, la sezione ritmica, le percussioni con lo slap, il thumb, le linee di basso in sezione ritmica, la polifonia, l'esecuzione di melodie o di assoli, da Jaco Pastorius in poi, certo, per arrivare a Anthony Jackson, a Steve Swallow, a Marcus Miller, il basso è questo. Ovviamente noi non abbiamo limitazioni e quindi
ci incrociamo senza mai pestarci i piedi, almeno questo. Viz, il fatto che tu abbia un sei corde è d'aiuto a non scontrarti con lui dal punto di vista armonico delle frequenze? Beh, sicuramente la tavolozza armonica è più che altro di registro, viene ampliata in modo da non entrare in conflitto. Poi chiaramente anche usando registri simili ci si alterna magari sulle note piene o sugli armonici, quindi abbiamo trovato il modus operandi per poter intersecare, intrecciare. Ma è tutto studiato oppure ormai istintivamente laddove c'è uno non c'è l'altro? Beh, avviene tutto in modo naturale, è una conversazione, quindi in un dialogo sai quando devi ascoltare, quando devi parlare e come farlo. E mentre suoniamo un minimo di arrangiamenti talvolta lo facciamo. Adesso notiamo che talvolta improvvisando o suonando dei pezzi mai affrontati prima, istintivamente riusciamo a trovare un equilibrio. Il fatto di conoscerci bene, ma soprattutto di essere amici, è importante. Da anni ho smesso di suonare con persone con cui non ho un profondo legame di amicizia e di fiducia. Mi piace questo, la vita è una sola e dobbiamo utilizzarla. Giusto. In questo modo, cioè fare musica è già un privilegio, puoi fare musica con persone che si stimano e con cui, a cui vuoi bene ancora di più. In genere noi durante i compact show chiediamo lo switch moment, cioè qual è stato il momento in cui il nostro ospite o i nostri ospiti hanno deciso di fare musicisti. In questo caso invece mi piacerebbe parlare dello switch moment di questo duo. Quando è stato e se c'è stato un momento in cui vi siete sentiti, come dire, illuminati, avete detto noi dobbiamo suonare insieme? Allora, tutto è nato da Facebook. Io ero abbastanza principiante su Facebook, mentre lui era all'epoca molto più navigato e presente nei social network. Io leggevo quello che lui scriveva, quindi io ho apprezzato le sue considerazioni, che erano molto profonde, che io condividevo. E da lì è nata poi l'idea di fare un duo di bassi, e da una sua idea poi un duo di bassi con il primo repertorio. Poi lo switch moment vero e proprio è nato nel momento in cui ci siamo trovati bene, come nelle storie d'amore, in tutte le storie d'amore. Certo, è vero. Voi avete dedicato un intero repertorio alla musica da film. Io sono un grandissimo appassionato di cinematografia italiana, estera, insomma mia madre mi ha educato ad apprezzare i grandi film. Ciò che vivi da ragazzino, da bambino, ritorna da adulto. La mia sensibilità nell'associare la musica ad immagini mi ha portato a proporre a Pierluigi la registrazione di un album dedicato al cinema che si chiama Cinema Volume 1. Nei Fumi dell'Alcol avevo già previsto la realizzazione di una trilogia. Ci sono autori cinematografici che avete prediletto nella scelta? E abbiamo dato un accento sul maestro, su Ennio Morricone, Piero Piccioni, abbiamo suonato la colonna sonora del Tassinaro, viene cantata proprio dal figlio di Piccioni, Jason Piccioni, Michel Colombier. Diciamo che questo disco ha più una connotazione meditativa, e infatti per non sembrare troppo tristi, troppo lugubri, no? Troppo funerei, invece guardando lui, insomma, come sorridente. Dato che noi abbiamo anche una verve, in concerto scherziamo molto, ci prendiamo assolutamente in giro. Mi sopporta, non io dico la verità, per esempio, che lui prova a imitarmi per poter arrivare al mio livello, eccetera eccetera. Lui dice che non so suonare, viceversa. Quindi siccome noi in ogni caso scherziamo molto, allora il nostro prossimo disco avrà una cifra un po' più allegra. Ah, ok, quindi da questo che è più, come dico, ma non fa schifo, questo è bellissimo, io l'ho sentito. Ci sarà c'era pubblicità, ci sarà più verde, vedi come la verba. Ah, te la fai crescere. Esatto, benissimo. Tu nasci chitarrista? Sì, perché sei chitarrista classico in origine, cioè da ragazzino. Io ho studiato la chitarra classica dai 10 ai 13, 14 anni, però sono stati un periodo fondamentale per me, perché ovviamente ho conosciuto la musica, ho conosciuto il repertorio della musica classica, della chitarra classica, che ovviamente è una parte di me, ma questo è un tratto che ci accomuna, perché noi due siamo musicisti di formazione jazzistica ma ibridi, cioè anche con un profondo amore per la tradizione classica ed europea, a cavallo di due mondi, e non possiamo farne a meno. Anche se tu senti nel nostro modo di suonare reminiscenze di un violoncello o di una chitarra classica, è perché abbiamo entrambi questi mondi sintetizzati in noi. E qua su quante corde ha? 5. Tu suoni anche il 6 o il 4? No, io il 6 l'ho provato intorno a fine anni 90, però non è scattato l'amore, quindi l'ho lasciato. Esistono anche di più corde? Sì. Quanto è la... Fatto anche pure a 12 corde, ovviamente è una cordatura estesa verso la chitarra.
Ma anche verso il basso, ci sono bassi col fa diesis basso, vengono costruiti per bassisti che non hanno una vera coscienza polifonica, cioè si divertono a suonarli come suonerebbero un 4 per slapparci su. Tu hai un approccio, non so se dire da chitarrista o da pianista, cioè, però orchestrale, io lo definirei, ecco, sì, lo definirei proprio orchestrale. Chiaramente in questo contesto posso farlo maggiormente, cerco di tirar fuori dal basso quella che è la mia idea di musica, quindi il movimento delle voci dell'orchestra, la bellezza di una nota suonata più forte rispetto ad un'altra, cioè il gusto per il particolare, per la polifonia. Lo stesso tu anche riesci, oppure tu sei tra i due quello più... Allora, ci prova! Io ho ovviamente un 5 corde, non ho la gamma acuta a cui arriva Vincenzo, vedo polifonicamente la musica e cerco sempre di muovermi in orizzontale anche quando canto, però sempre con una profonda consapevolezza verticale. Siccome non tutti sanno che cos'è un solo verticale e orizzontale, ci vuoi spiegare cosa intendo? Allora, intendevo dire che quando un improvvisatore crea una melodia, mette le note in sequenza anche secondo un procedimento orizzontale, come se facessi, che ne so, devi sapere su che accordo sei, se le note che stai suonando sono note dell'accordo altamente consonanti oppure se sono tensioni. Allora, io non sono d'accordo. Scusate, allora, qual è il vero modo? Te lo sintetizzo io, perché vai. E auli con le sue sensazioni. Sì, allora, questo è orizzontale. Ok, e questo è verticale. Ok. E come non avevo pensato della prima. Sintesi. È vero, bravo, complimenti. Grazie. Io penso perché fosse così. Questo è verticale. Anche così lo vedi. Anni di studio portano una sintesi di pensiero colta. Ovviamente devo adattarmi allo strumento. Una questione di dimensioni. Esatto. È una questione che non contano. Contano. Sul basso contano. Infatti sul mio il sustain è la durata che conta. Questo è il sustain di questo mio basso è molto molto troppo facile darci una corda in più. Esatto. No, poi con voi viene smentito la diceria che c'è tra i musicisti che durante la solo di basso si può parlare di strassi. Assolutamente. Perché qua se ti distrai durante la solo di basso non senti niente. Questo ti blocco subito. C'è una storia del basso elettrico ormai alle nostre spalle. Chiaramente Jacopo Pastorius è stato il primo e ha sbalordito il mondo, ma da lui in poi il basso elettrico è uno strumento nel quale tu hai tutti i ruoli. La cultura armonica del bassista si è evoluta, cosa che deve saper fare, innanzitutto avere un timing solido e accompagnare, però anche nelle linee d'accompagnamento serve una grande conoscenza armonica. La saggezza armonica si riflette anche in quello che un bassista fa come semplice accompagnatore. Per una profonda conoscenza della musica lo rende più completo e più aperto a ogni via che si voglia intraprendere nella performance improvvisata. Ci sono dei punti di riferimento che avete? Il mio bassista preferito in assoluto è Anthony Jackson, uno dei giganti della musica contemporanea, inciso circa 500 dischi da Michel Petrucciani alla Motown, a Donald Fagen, una versatilità e una personalità nel contempo. C'è un musicista che ti porteresti sulla luna? Debussy. C'era già uno Debussy, prima, sì. Anche se non suona per basso. Non fa niente, ma è lui. Invece tu? Amo Anthony Jackson insieme a Steve Swallow, secondo me sono i due grandi giganti del basso elettrico nel jazz. Però nessuno di due mi ispira a livello timbrico. Ognuno di noi ha delle storie di vita che partono dagli ascolti per arrivare a ciò che leggi, ai film che vedi, a ciò che mangi, a ciò che dici, a ciò che vivi, che fanno sì che ogni musicista abbia il suo suono. Dexter Gordon o Milt Jackson, vibrafonista, sono i miei grandi idoli che io ho spolpato a 16-17 anni. Nel momento in cui noi cerchiamo un suono, abbiamo la necessità di trovare la nostra più autentica voce, un percorso che inizia all'inizio, quando inizi a studiare, e un po' alla volta trovi il tuo suono. Consiglio a tutti i bassisti di ascoltare i più grandi interpreti di tutti gli strumenti. Certo. E non di fossilizzarsi. Come si dice, la musica è una. Sento di avere un mio suono e mi rendo conto che se cambio strumento, alla fine ho sempre lo stesso suono. Chiaramente risentirà non delle caratteristiche. Non è una buona pubblicità per il suo strumento. Risente delle caratteristiche dello strumento. Mette subito la pezza. Però alla fine il suono è qualcosa che hai, certo, comunque nelle mani. Continua a mutare, continua a evolversi. Quando rileggo i miei post su Facebook, per esempio, di 5 anni fa, mi sto antipatico a me stesso perché io commentati. Vedo, dico, ma chi era costui? Tu commentati e rispondi. L'importante poi è evolversi, l'importante è cambiare, però alla fine il suono uno ce l'ha a prescindere dallo strumento che usa.
Tu che dici, maestro? Io ho investito sulla mia voce, sulla mia personalità e sono soddisfatto. E credo che sia un naturale prolungamento del mio essere. Lo strumento aiuta, è un grande conduttore che unisce l'idea dalla sua realizzazione, però la voce dello strumento siamo noi stessi e se lavoriamo, investiamo sulla personalità, la troviamo, insomma. Un grande strumento ti mette nelle condizioni di poter esprimerti. Per esempio, questo strumento ha i pick-up che non colorano particolarmente il suono. Io preferisco uno strumento che sia quanto più neutro possibile, che enfatizzi quello che un musicista ha cercato in tutta la sua vita. Cerchiamo il timbro e la bellezza nel vibrato, nelle diteggiature, la fedeltà dello strumento alle intenzioni del musicista. Studiate mai insieme? Studiamo, diciamo, in maniera mirata. Studiamo i pezzi che suoneremo. Ci vediamo spesso per un cantiere sempre aperto. Stiamo realizzando una collana di video con una nuance più tendente al jazz che alla musica da cinema. E perché vogliamo esportare anche una nostra immagine differente. E sappiate che si suona anche jazz. Ma noi assolutamente lo abbiamo nel nostro repertorio, sì, perché improvvisiamo. E in più abbiamo un repertorio anche di standards che confluirà in una collezione su video. Ma suonare standard e suonare cover è la stessa cosa. Sì. C'è una cover band di Pierluigi Balducci. Allora, c'è qualcuno che fraintende, e bisogna dirglielo. Il jazz non è un repertorio. Assolutamente, tu puoi suonare Take the A-Train, ma se non sei jazzista farai una cover. Il jazz non coincide col suo repertorio storico, ma con un'attitudine alla performance e alla prassi del fare musica, assolutamente aperto alla novità, alla sorpresa, all'ascolto. Ma tra l'altro poi la padronanza armonica di un musicista che suona jazz dovrebbe permettergli di interpretare in maniera personale diversa. Spesso mi capita di dare consigli a qualche allievo cantante, soprattutto che canta pop, e io gli dico: tu puoi cantare pop tutta la vita, ma lo devi fare jazz. Gli dico questo. Esatto. E puoi rimanere anche stilisticamente nel pop, però è proprio una questione di apertura mentale, di come approcci il brano, di come ti ci puoi muovere sopra, di quello che puoi improvvisarci, eccetera. Ragazzi, però un mio desiderio personale: so che suonate anche la colonna sonora di Pierino. Sì. Che è una bellissima colonna sonora di Berto Pisano. Non è che me l'accennate? Sì, perché sei tu, dai. Grazie. Questo era col fischio o senza? Senza. Benissimo, va bene. Senza. Senti, mo te lo suono un pezzo con noi. Sì, ok, me lo canto. Ok, me lo canto, non me lo suono. Facciamo questo esperimento mai tentato prima nella storia, giusto? Sì. Quindi basso e voce. Il trio Barba e Bassi, come l'hai battezzato tu? E io ho questo desiderio da tanto. Barba e Bassi a me piace tanto. Cominciamo a realizzarlo. Cominciamo. Allora, ci suoniamo un pezzo a noi caro, ed è un pezzo veramente meraviglioso. L'ha scritto Manzini per un film di De Sica, che è I Girasoli. Were gold.
I see only shattered skies, not a ray of light to find. But I look back after loss of love and sunlight. She blew out a flame. Now the words of haunted songs ring as clear as they did then. Still I look back after loss of love and leave to love Ragazzi, siamo in chiusura. Grazie per essere stati i nostri ospiti, Pierluigi Balducci e Vince Mauro Giovanni. Io ringrazio tutti quanti voi per aver seguito questo Compact Show. Se vi è piaciuto, come al solito, condividetelo. Potete seguirci su www.geminimusic.it/compact-show oppure sulla nostra pagina Facebook o sulla nostra pagina Instagram. Io avrei giusto un'altra piccola richiesta, vi sfrutto visto che siete qui. Fareste il jingle del Compact Show solo con i bassi? Certo, volentieri. Così è troppo più bello dell'originale, adesso sono costretto a cambiare. Ci fate anche un altro brano? Sì, è un bel brano di Bill Evans, We Will Meet Again. Ok, grazie ancora e al prossimo Compact Show. Ciao! Ciao! Thank you.
Possiamo andare? E mai fidarsi di pelati. Esatto. Ovviamente ne facciamo un'altra. Ho smesso, sbagliato. Ora. Questa è Kit Stramurti. Chat 3! Scusatemi. Possiamo andare? E c'è Yidi. Questo è un po' meditativo. Molti pezzi sono anche molto tristi. Invece... Palloso. Grazie, grazie, sempre grazie un cazzo. Ottimo, figliolo.